Buonasera, è con grande piacere che abbiamo questo primo incontro del ciclo di conferenze Oltre il Visibile in presenza e quindi veramente doppia felicità per essere qui con una stanza piena e in una modalità che da tempo desideravamo di praticare. Questa conferenza fa parte del ciclo di incontri di Oltre il Visibile e anche del ciclo di conferenze legate al progetto di UAV nell'ambito del New European Powerhouse. Abbiamo con noi il nostro ospite Ezio Manzini, che tutti, penso quelli che sono qui, sanno ci sia e siamo onorati di questa presenza, del fatto che è uno dei più esperti a livello internazionale di design per il sociale, di design per l'inclusione sociale, quello che ha portato, diciamo, il design nel mondo dei servizi e adesso appunto è qua con questo suo ultimo lavoro, Sovitare la prossimità. Abbiamo l'onore di avere con noi il rettore, il professor Benno Albrecht e il professor Francesco Musco, direttore della ricerca, a cui lascio la parola per un'introduzione. Quindi grazie a tutti, grazie a Ezio Manzini e buona conferenza a tutti. Beh, grazie alla professoressa Spagnoni che ha organizzato questo incontro. Grazie a Ezio Manzini di essere venuto a Venezia, è un ospite gradito. Siamo molto interessati alle cose che dice. Visto quello che diceva la professoressa, sono molto contento di vedere quest'aula magna con delle persone, non più con una capienza aumentata. Stiamo andando sempre di più ad aumentare la capienza delle aule. È fondamentale per noi riuscire a averli in presenza e riuscire a ricreare quel clima UAV che permette così che tante soddisfazioni ci ha dato, tanti successi ha avuto nel passato. Vi ricordo anche che venerdì pomeriggio ci sarà una conferenza di Michele De Lucchi che fa parte Paolo Antonelli era l'altra settimana, c'è un giro di grandi personalità nel mondo del design, del pensiero, diciamo, del progetto. Qui allo UAV in questo momento, questa è una cosa buona, mostra la vivacità di UAV, la vivacità di questi di percorsi che possono essere molto interessanti, attrattivi e che hanno un grande sfondo nel futuro. Devo dirvi che sono ottimista perché il governo sta guardando l'università in maniera diversa, in una maniera rinnovata, in una maniera positiva, anche finanziando. Penso che l'intelligenza italiana e l'intelligenza che è collocata qui allo UAV, che voi rappresentate, sia la cosa più importante da proteggere e da sviluppare. Da questo ho avuto assicurazioni che ci saranno tempi buoni, perciò preparatevi, diciamo, a lavorare molto. Ci sono molte chance e ci sono molte possibilità, penso che ci mostrerà, diciamo, le possibilità che ci sono. Lascio la parola a Francesco. Grazie. Io ringrazio molto i colleghi della Scuola di Design perché questa riflessione con Ezio Manzini è una riflessione che il tema della prossimità, io vita faccio un urbanista, l'altra volta fare il direttore della ricerca, è un tema molto caro a chi si occupa anche di città, quindi questa dimensione integrata del progetto che noi riusciamo anche a manifestare anche con interazioni tra le competenze e tra le filiere di formazione che abbiamo diventa assolutamente rilevante. Soprattutto all'interno dei programmi di sperimentazione, di guardare oggi i temi della prossimità, Ezio ci racconterà probabilmente anche appunto del suo ultimo libro, e i temi della comunità, i temi della cura.
cultura, i temi dell'innovazione tecnologica, che poi usa un po' come alcuni degli elementi che di ricetta, della ricetta per comporre anche la dimensione della prossimità e la gestione della prossimità, diventa un tema assolutamente rilevante da prospettive disciplinari e di progettazione molto, molto differenti, anche a scala diversa. Ridisegnare le città è un modello di 15 minuti che ormai dire, è stato ha avuto una grossa spinta dopo durante la pandemia. Le città europee hanno cercato di sperimentare questa dimensione dell'abitare in piccoli spazi più delimitati, dove vi fossero come dire, funzioni e servizi il più possibile come dire, nel circondario. È un tema antico dell'urbanistica, non è un tema come dire, che adesso noi abbiamo riscoperto oggi in epoca di pandemia, ma il tema dei servizi a distanza, come dire, limitata da un isolato, sono temi che in qualche maniera i fondamenti di chi si occupa di città e territorio di fatto si ha cercato sempre di sviluppare. Allora riuscire a coniugare questa dimensione del design per la società e risposta anche, cercare di rispondere anche all'innovazione che le città richiedono. La pandemia è stato un esempio che di fatto ha messo in luce le grandi criticità del funzionamento delle aree urbane. E credo che riuscire a mettere assieme anche gruppi trasversali che mettono assieme competenze di architettura, di design e di urbanistica, credo che possa essere anche una delle ricette che infatti con la nostra scuola stiamo cercando anche di costruire, sia nell'attività di alta formazione, ma anche nell'attività di ricerca sperimentale. Credo che Ezio ci racconterà meglio di come abbiamo lavorato. Bene, allora, grazie. Allora lancio un grazie al rettore che si sta allontanando, grazie mille e grazie anche al direttore. Bene, sono contento di essere qui, sono stato qualche volta già alla Juva, ma mai in questa bellissima aula magna e anch'io sono contento di vedere un po' di facce, un po' di occhi, dal vero e non nei francobolli degli Zoom. Allora, vediamo se funziona qui. Vabbè, io vorrei parlare del tema della prossimità, però non è che voglio fare semplicemente dire cosa c'è scritto nel mio libro, voglio cercare di trattarlo un po' indipendentemente da quello che è scritto nel libro, partendo anche da uno spunto che mi è stato dato. È vero che il tema della prossimità non è stato inventato adesso e molte persone se ne sono già occupate da tempo, però secondo me le grandi città della modernità non sono state costruite sull'idea della prossimità, sono state costruite sull'idea dello zoning, quindi sostanzialmente della separazione, del distanziamento, ed anzi se il tema della prossimità, che per delle ragioni che vedremo ha in questo momento un carattere eversivo, è perché si scontra non con delle idee che già c'erano nel dibattito, ma con delle pratiche che sono state sviluppate un pochino dappertutto, non soltanto in Europa, ma anche poi in tutte le città che si sono modernizzate in giro per il mondo. Quindi, secondo me, la portata del fatto, non che ne parli io, ma che questo tema sia emerso e sia passato dall'essere una discussione tra alcuni gruppi di persone esperte ai lavori, verso invece essere un tema che arriva nel dibattito pubblico più generale, mi sembra che sia una cosa molto importante. Si tratta di vedere, e io cercherò di dirvi quello che è la mia esperienza e perché non è l'enunciazione di una utopia che dice beh sarebbe bello che così, però insomma che cosa possiamo fare, non sarà facile farlo, però ci sono alcune ragioni che ci spingono davvero molto più fortemente che in passato e ci sono anche alcune opportunità che nel passato non c'erano. Però volendo parlare della prossimità e quindi della rigenerazione del territorio, ho fatto una specie di promessa con me stesso che per parlare di questo discorso di partire da un piccolo paese in Calabria che penso tutti conoscete.
Allora, questo lo faccio come un gesto di militanza politica, diciamo, nel senso che non si può, delle persone che si occupano di queste cose come noi, far finta che non sia successo niente. E quello che è successo non è soltanto che a questo signore sindaco, per una serie di ragioni che poi magari vediamo, sono stati dati tanti anni di galera e anche un bel malloppo di multa, ma che tutto il modello, chiamiamolo così, cioè tutto quello che era stato fatto in questo paese è stato smontato. E quindi quello che ci può interessare è cercare di capire che cosa ci dice e come e quanto, almeno secondo me, nell'interpretazione che vi propongo, quello che è stato nel periodo che va dal 2004 al 2017, l'esperienza di Riace, abbia delle cose importanti da dirci. Allora, richiamo per quelli che forse avessero perso qualche pezzettino. È un piccolo paese come tantissimi altri in via di spopolamento, a un certo punto aveva meno di 2.000 abitanti e si è fatto carico di 600 immigrati di 24 nazionalità diverse, diventando con questo, come voi sapete, una specie di riferimento a come potrebbe essere fatto un qualche cosa che al tempo stesso affronta il tema della migrazione con il senso che si dovrebbe avere di inclusività e di vicinanza e al tempo stesso propone una soluzione, una delle possibili soluzioni al tema della spopolazione, dello spopolamento. Quindi la rivitalizzazione di un paese in via di spopolamento, l'accoglienza ai migranti, come abbiamo detto, e questo dentro una situazione in cui progressivamente, appunto, questo paese che stava praticamente chiudendo ha visto la riapertura dei negozi, la riapertura delle scuole, l'avvio di nuovi laboratori artigiani, la creazione di un sistema di raccolta porta a porta che utilizza una tecnologia super adatta, nel caso specifico, non apparirà molto avanzata, ma in realtà se guardiamo la sostenibilità è certamente una tecnologia avanzata. Poi vedremo che proprio per questo gli è stata data una delle accuse che questa iniziativa, diciamo, è stata fatta non con tutti i crismi, certamente Lucano ha fatto degli errori, però al di là degli errori amministrativi che ha fatto, ha dato un'indicazione, cioè la raccolta differenziata si può fare anche in piccoli paesi, di montagna, scoscesi, eccetera, eccetera, e ci sono dei modi per farlo. Quindi al di là che abbia sbagliato nel come ha fatto la gestione amministrativa, resta il fatto che indica una maniera per affrontare un problema in un modo, secondo me, super intelligente e super interessante da copiare. C'è stato anche un recupero del territorio. Insomma, in un periodo c'è stato, da tutti i punti di vista, un fenomeno di rigenerazione urbana e territoriale da cui avremo molto da imparare. Come abbiamo detto, poi c'è stato un periodo in cui progressivamente questo modello è stato smantellato e poi alla fine, come ciliegina finale, sono state, diciamo, fatte delle accuse a Lucano e certamente ha fatto degli errori. Adesso non siamo qui, vedremo quando ci sarà il processo, come sono stati giudicati, come hanno fatto ad arrivare a 13 anni, però certamente degli errori sono stati fatti. Però secondo me sarebbe un nostro errore gravissimo se in nome di alcuni errori amministrativi che ha fatto questa persona mentre cercava di portare avanti un'idea sacrosanta non cercassimo di recuperare, di fare tesoro di quello che ci insegna. Per cui personalmente io penso che tutto quello che facciamo è politica e quindi penso che tanto più se siamo delle persone che si occupano di questi temi c'è anche da prendere una posizione politica su questi argomenti, quindi fare delle dichiarazioni, cosa che io sto prendendo del tempo per fare. Però al di là delle dichiarazioni, visto che sono qui per fare anche, diciamo, una discussione di merito, come vi dicevo, c'è da imparare da questa cosa. Quindi lasciando in sospeso le motivazioni che hanno portato a quell'accusa e anche a quella sentenza, c'è da rivedere e da far tesoro di quello che abbiamo imparato da tutto questo. E lo dicevo già all'inizio, abbiamo certamente imparato un modo per avere a che fare con i migranti. Abbiamo imparato che la rigenerazione del territorio richiede al tempo stesso un'azione empatica che metta insieme delle persone, che quindi crei comunità
e anche però la generazione di servizi che la supportino. E abbiamo imparato che si devono, per tenere in piedi tutto questo, si devono generare delle nuove economie di prossimità. I detrattori dicono sì, però prendevano i soldi che vengono dati per i migranti. Certo che li prendevano, quindi se quelle economie avessero funzionato nell'economia di mercato non si sarebbe spopolato il paese, quindi è ovvio che non si può mettere in moto un'economia se il contesto non te lo permette. Però dovrebbe essere la società e lo Stato che nel nome di far risolvere dei problemi mette anche dei supporti che sono quelli che fanno sì che alcune situazioni che in termini di puro mercato non sarebbero state convenienti diventano possibili. Quindi il reato di questa persona che ha preso dei soldi che erano dati ai migranti o a chi gestisce i migranti per fargli una specie di carità portandogli quello che serve per mangiare la mattina e la sera, in soldi che servono invece per generare attività ed economie, e che è il modo migliore di per sé come idea per fare degli investimenti, cioè degli investimenti che servono per far succedere qualche cosa e non semplicemente che vengano spesi nella quotidiana amministrazione. Ora, non sto difendendo 360 gradi, c'erano stati degli errori, però l'idea di fondo che poi dice che è stata rimessa in moto un'economia che poi vedremo possiamo chiamare di prossimità, e questa economia di prossimità non sta totalmente in piedi da sola in un'economia di mercato se sei sperso in mezzo alle montagne, però se è bene che quelle situazioni in mezzo alle montagne ripiglino vita, si può con relativamente pochi finanziamenti rimettere in moto un sistema. Questo è quello che noi abbiamo imparato, quello che in qualche modo dovremmo prendere come insegnamento di questa storia che va molto al di là della storia in sé e che, come vi ho detto, ci parla della prossimità alla fine. Perché la prossimità, è appunto, come vedremo, non è soltanto essere vicini fisicamente e avere la possibilità di avere alcuni servizi in prossimità appunto dove si è, ma è anche quello che l'esempio di Riace ci dice, cioè una capacità di accoglienza, una capacità di essere vicini, una capacità di essere prossimi anche nei confronti degli umani, e fino a prova contraria i migranti sono umani che hanno diritto di sentirsi prossimi agli altri. C'è anche un'altra faccenda che ci porta al tema della prossimità e che vale la pena di introdurre in apertura. Che cosa abbiamo imparato da questa terribile esperienza del Covid? E, insomma, se ne parla così tanto che non devo sprecare o comunque usare molto tempo. Certamente, dette con le parole di uno che si occupa di innovazione sociale, è stato tra l'altro un incredibile esperimento di innovazione sociale. Se milioni e milioni di persone, centinaia di milioni di persone da un giorno all'altro hanno dovuto cambiare e cambiare radicalmente la loro maniera di vivere, questo di sicuro genera delle altre trasformazioni. E in effetti queste altre trasformazioni, alcune le stiamo vedendo e altre le vedremo. Per cui questa conversazione con voi ha a che fare con l'innovazione sociale, certamente ci sarà una nuova ondata di innovazione sociale legata agli effetti di questo straordinario, terribile esperimento sociale che siamo stati costretti a fare. Le innovazioni sociali, di solito quando ne parliamo, se ne parliamo in un'aula come questa, si prendono quelle buone, ma sono innovazioni sociali anche quelle cattive, non è che sono... E questo esperimento del Covid ne porterà di buone e di cattive. Tanto perché non riesco a non dirlo in questo momento, tutta la questione dei Novax, adesso non vorrei suscitare, non so come siete messi voi, comunque è un effetto, una sorta di innovazione sociale, cioè sta succedendo qualche cosa a livello planetario, si è formato un grande movimento che ha quelle stigmate della Novax. Per me è negativissimo ed è qualcosa che rappresenta tutto quello che di peggio poteva succedere, visto che c'è stata questa, diciamo, improvvisa irruzione nella nostra vita di un piccolo virus che ci ha mostrato, guarda caso, che non siamo al centro dell'universo, ma che siamo una parte di una rete della vita molto più complicata. Però la verifica di questo schiaffo in faccia a tutti quelli che potevano sperare che noi siamo, come si vede, lì al mezzo e tutto dipende da noi, sta creando dei contraccolpi di vario tipo, tra i quali anche quello, secondo me, negativo di queste posizioni che vengono fuori, per esempio.
però avvicino a di tante altre cose che ne possiamo trarre, ce ne sono alcune che sono particolarmente significative per il nostro discorso. E sono, una, vabbè, questa la sappiamo fin troppo, noi vivevamo in uno spazio ibrido anche prima, cioè sono decenni che viviamo un po' nello spazio fisico e un po' nello spazio digitale, però certamente nella media età siamo stati tutti spostati di più verso la parte digitale, quindi che ci piaccia o non ci piaccia, e anche questo ha delle influenze che possono andare in direzioni del tutto diverse, si può certamente dire che c'è stato uno spostamento del baricentro della vita delle persone, praticamente di tutte le persone, verso una frequentazione di uno spazio digitale molto più di quello che c'era prima. E questa è la cosa, diciamo, che tutti hanno visto e che ha toccato tutti. Non lo so se c'è qualche anzianissima persona che non lo è, ma penso che siano veramente pochi quelli che non sono stati toccati da questo. E dobbiamo imparare, almeno io penso e molti pensano, che quando anche finirà la fase acuta della pandemia non torneremo al punto di partenza, quindi dobbiamo tutti imparare a vivere e a possibilmente a vivere bene, possibilmente utilizzare nel migliore dei modi questa nostra vita in uno spazio ibrido, che era ibrido anche prima, ma è molto più spostato verso la dimensione digitale. L'altro che è stato particolarmente evidente nella prima parte della pandemia, ma che in qualche modo è rimasto anche dopo, e secondo me ha l'origine, è uno degli aspetti all'origine della conversazione sulla prossimità che stiamo facendo, è che le persone hanno scoperto la microsocialità, che vuol dire, in un mondo che diceva, ma sì, tutte le relazioni tradizionali stanno declinando, le nuove forme di relazione sono intorno agli interessi, allora io metto insieme tutti quelli che si occupano di una certa musica e possono essere ovunque, poi tutti quelli che fanno lo stesso videogioco che possono essere ovunque, eccetera, eccetera. E io trovavo valore nel fatto di trovare qualcun altro che aveva gli stessi interessi miei, non si dava nessun valore al fatto che uno abitasse sullo stesso pianerottolo, perché non ascoltava la stessa musica, perché non aveva gli stessi videogiochi, perché non aveva le stesse idee politiche o quant'altro. La pandemia ci ha costretto a riconoscere che abbiamo qualcosa di straordinariamente importante con il nostro vicino di pianerottolo, che si chiama condividiamo lo stesso spazio, condividiamo appunto la prossimità, perché nel momento in cui ho bisogno, per buttarla in una battuta, di qualcuno che mi vada a prendere il latte perché io sto poco bene, il mio amico con cui ascolto la musica che sta in Nuova Zelanda e quell'altro con cui gioca a scacchi che se ne sta in Russia, il latte non me lo portano. Quindi tutte le volte che entri in gioco cosa? Quella parola fondamentale che si chiama cura, su cui torneremo più avanti. Quindi tutte le volte che c'è un problema di cura, e ovviamente la pandemia ha posto con una forza enorme il tema della cura, nel senso più estremo, più largo, non soltanto la cura perché sei malato, ma l'essersi vicino, l'aiutarsi un po', nel momento in cui ha posto il tema della cura, poiché il tema della cura, come forse voi sapete, è praticamente coincidente col tema della prossimità, perché non si può aver cura se non si è vicini, cioè come qualcuno ha scritto, la cura è tattile, cioè la cura richiede di essere a contatto con qualcun altro, cioè poi ci possono essere dei sistemi di cura che usano anche il digitale, però nel momento vero del cuore della cura è una persona vicina all'altra a contatto. Quindi tutto questo ci ha portato perlomeno riconsiderare i nostri corpi nello spazio e l'importanza che può avere la condivisione di uno spazio fisico. Quindi si era come un po' dimenticato che noi siamo anche dei corpi materiali, che questi corpi stanno in una qualche conformazione rispetto ad altre cose, ad altri corpi di altre persone, e che questa disposizione, questa topologia, ha un'importanza nella qualità della vita. E questo penso che, spero che resterà, e ovviamente, come capite, è uno dei temi su cui possiamo fare leva. Non è che nessuno l'avesse detto prima, non è che proprio tutti siano dimenticati che abbiamo anche dei corpi che stanno nello spazio, che possono essere vicini e lontani. Però vale quello che dicevo prima, cioè una cosa è che ci siano state delle discussioni più o meno filosofiche su questi temi, e un'altra che questo diventi un fatto tangibile per milioni o miliardi di persone. Abbastanza simile a questo è anche una certa riscoperta della vicinanza
delle cose che mi servono nel quartiere, per cui nel momento in cui non ti puoi spostare ti rendi conto che avere qualche cosa che sta nella tua stessa via aiuta, e in effetti in molte città è stato notato che dei quartieri periferici hanno avuto una qualche forma di rivitalizzazione dal fatto che le persone non andavano a lavorare in centro, stavano lì, cercavano di utilizzare le cose che c'erano intorno, che ci sono intorno, e quindi hanno fatto ripensare a tante cose, per cui molte città, penso anche sicuramente Venezia, stanno adesso ponendosi molto più di prima il fatto di che ne sarà dei negozi di quartiere, dei negozi di prossimità, che una volta c'erano e facevano parte appunto di questa ricchezza di opportunità che le persone davano un po' per scontato perché c'erano sempre stati, e poi hanno cominciato a decrescere come numero, e in un momento in cui uno si trova la pandemia dice ma dove vado a prendere il pane, dove vado a prendere il latte, perché non c'è più panettiere e lattaio. Quindi ha portato all'attenzione di tutti il fatto che quell'idea di una divisione delle funzioni nella città, sparpagliandole e raggruppandole in grandi centri, poteva funzionare quando le persone hanno tutte le possibilità di circolazione, eccetera, eccetera, però nel momento in cui qualche cosa non va, creano dei problemi. Quindi che cos'è che abbiamo imparato da questo? Praticamente l'ho già detto tutto. Abbiamo imparato il valore della microsocialità, abbiamo imparato che la prossimità di per se stessa da sola non è un valore, perché posso avere una prossimità desertificata. Cioè io vivo sempre in un ambiente di prossimità, però in questa mia prossimità ci può essere dentro niente e quindi non ci posso vivere. Quindi per vivere devo passare da un punto all'altro e andare a cercare le diverse cose che lo zoning ha sparpagliato nella città, oppure posso avere una prossimità che io chiamo abitabile, che vuol dire appunto che nel giro di relativamente breve distanza, di base quello che mi serve per vivere sia sul piano della funzionalità sia sul piano della relazionalità lo posso trovare. E infine, anche riprendendo quello che dicevo dall'esempio di Riace, che esistono, bisogna considerare delle economie di prossimità che non sono semplicemente portare del lavoro o dell'attività produttiva vicino, ma qual è il mix di economie che può permettere di creare dei sistemi di prossimità che possano stare in piedi, perché se poi non stanno in piedi non si può fare niente. E quindi anche in questo caso il discorso ci ha riportato al tema della prossimità. Allora, questi sono due elementi che portano a dire, sì, è vero, come è stato detto, che non c'è niente di nuovo, che la Jane Jacobs ha cominciato a parlare della crisi delle città moderne 60 anni fa e che ci sono state tutta una filiera di persone, di ricercatori che hanno valorizzato questa densità e diversità che dovrebbe avere il tessuto urbano, però questi praticamente avevano poco ruolo rispetto a quello che poi effettivamente è successo. Questo invece che è successo ha portato questi temi all'ordine del giorno del dibattito più generale. Adesso può darsi che sia anche una moda, magari passerà, però non c'è più sindaco che si è presentato alle elezioni senza tirare fuori il bandierone della città dei 15 minuti e tutti, insomma, ci avrete fatto caso al tema della prossimità. Io per fortuna il libro l'ho fatto un po' di tempo fa, per cui se l'avessi fatto a 6 mesi probabilmente tutti dicevano Manzini ancora a parlare della prossimità, che palle, perché le parole si consumano, per cui la stanno usando in tanti modi diversi. Però la mia idea è che voi siete studenti, alcuni sono professori, il nostro compito è che se c'è una parola che è giusta bisogna cercare non di buttarla via perché è stata mal usata, ma di usarla bene. Questo vale per sostenibilità, vale per resilienza e tra un po' varrà anche per prossimità, nel senso che se significa una cosa che ci sembra che abbia un significato utile bisogna cercare di difenderla, e io sono qui a difendere sostenibilità, resilienza e prossimità. Allora, facciamo un passo indietro. Si può costruire la prossimità, questa prossimità di cui parlo? Sì e no. Questo è dove abito io. Questa è un'immagine di prima del Covid. E tutti voi, insomma, molti siete italiani, ma anche quelli che non sono italiani, riconoscono che ci sono un luogo e una comunità. E tutti avrebbero molta facilità a dire che c'è un luogo e c'è una comunità. E che tra i due c'è un doppio legame, nel senso che
quella comunità è così perché c'è quel luogo, in questo caso la tipica piazza di un paese italiano, e quella piazza è una piazza e non soltanto uno spazio vuoto perché c'è una comunità che la abita, e le due cose sono come l'uovo e la gallina, come tutte le cose complesse, c'è un duplice legame, non ha importanza dire se si comincia dalla comunità o si comincia dal luogo, le due cose in questo caso, come in molti casi, sono coevolute nei tempi lunghi, generando una situazione che poteva apparire quasi naturale, cioè quel tipo di città premoderna era così perché era sempre stata così, nessuno si poneva neanche il problema perché questa evoluzione di luoghi e di comunità che crea la prossimità è avvenuta nei tempi lunghi. Se passiamo all'oggi e saltiamo tutti i passaggi intermedi, sappiamo che non è più così, cioè sappiamo che in qualche modo questa relazione virtuosa tra degli spazi che diventano luoghi e dei gruppi di persone che diventano comunità, non avviene o avviene con molta più difficoltà. Per cui, non soffermandomi su questo aspetto, diciamo, della città che poi porta alla solitudine, adesso avete visto tutti quanti finalmente, anche hanno cominciato a parlare di quest'altra pandemia che abbiamo, che è la pandemia della solitudine, della quantità di persone che dichiarano che non parlano con nessuno, che non hanno relazione, una volta almeno hanno relazione con il giornalaio piuttosto che con il lattaio, adesso non c'è più giornalaio, non c'è più lattaio, non hanno più neanche relazione con quelli, quindi il tema della solitudine è diventato un tema che attraversa tutte le grandi metropoli. Non è che dappertutto è così, ci sono in Italia e in Europa ancora e anche in altri paesi qualcosa che rimane delle tradizioni di prima, però si vede a occhio nudo che le tradizioni di prima sono andate decrescendo, quindi che si è formata, si sta formando la società liquida che ci ha insegnato Bauman, che vuol dire quelle in cui si sono sciolte queste forme sociali che avevano a che fare con la tradizione. E quindi questo scioglimento in tanti individui, la realizzazione di quello che la Lady Thatcher aveva chiamato non esiste società, esistono soltanto individui, è una profezia che si sta in qualche modo avverando nel main trend, nel trend principale. E questo ha come tanti effetti, tra cui anche quello della solitudine. Però, adesso prendo respiro, ci sono anche dei controtrend, che per semplicità possiamo chiamarlo dell'innovazione sociale, che si è vista emergere in questi anni. E quello che abbiamo imparato dall'innovazione sociale è che possono emergere nuove comunità di luogo, cioè gruppi di persone che in qualche modo si riconoscono come comunità e come comunità legata ad uno spazio, e questo l'ho già detto, e che di nuovo creano una duplice legame tra luogo e comunità, e quindi diciamo benissimo, happy end, siamo tornati a quello che c'era prima, o comunque questo controtrend ripropone quello che c'era prima, no, perché non lo può riproporre, perché quello di prima si era autoformato nel tempo, e invece questo non abbiamo il tempo, quel tempo, cioè il mondo è diventato diverso, e quindi entra in ballo quella che per me è la novità delle nuove comunità, che sono comunità basate sul progetto. Possono non chiamarlo così e non pensate che voglio dire che sono tutti progettisti, designer, architetti, sono persone normalissime, però utilizzano quella capacità umana di progettare per far succedere cose insieme. Cioè qualsiasi scelta che si fa per far succedere qualcosa insieme è un progetto. E quindi se voi andate a vedere tutte le nuove comunità, e sono sicuro che voi avete, perché ci sono dappertutto ormai, per fortuna, minoritarie, ma ci sono dappertutto, e guardate come funzionano, alla fine della fiera sono gruppi di persone che si sono messi insieme per fare qualche cosa. Se questo gruppo di persone che si sono messi insieme per fare qualche cosa, la cosa che fa è collegata ad uno spazio fisico, diventano comunità di luogo, cioè gruppi di persone che hanno un legame tra di loro e hanno un legame con il luogo. Per quel che mi riguarda, la luce in fondo al tunnel in cui siamo sono queste comunità di luogo, perché sono quelle che possono permettere al tempo stesso di ristabilire quella relazione sociale tra le persone, di ristabilire una relazione di cura con i luoghi in cui stanno e quindi di creare le basi per una società che non sarà quella di prima, perché comunque che piaccia o non piaccia, quella di prima non torna, ma sarà una società che, se così fosse, è basata sulla capacità umana di essere un po' proiettivi, di immaginarsi cose, di farle succedere e quindi in qualche modo, almeno fra di noi, ci possiamo dire di progettare.
Questo è quello che abbiamo imparato guardando per 10 anni l'innovazione sociale, così come è avvenuta in tantissimi paesi, non soltanto in Italia. Tutto questo meriterebbe di andare avanti su questo tema, ma qui non lo faccio perché invece voglio un po' deviare sul tema centrale per noi. E quello che vorrei dire è che questo, diciamo, discorso di queste comunità che si incontrano tra di loro e si incontrano con un luogo, e quindi ormai l'avete capito, che può essere detto che sono delle comunità di prossimità, cioè di persone che possono anche mandarsi WhatsApp e mettersi d'accordo su Facebook, però alla fine della fiera da qualche parte si incontrano e da qualche parte è un luogo, cioè ritrovano il luogo e ritrovano la relazione, magari perché si mettono d'accordo appunto su una piattaforma digitale, però a un certo punto si incontrano e fanno delle cose insieme. Per molto tempo chi si è occupato di innovazione sociale, come me per esempio, ha guardato principalmente questo tipo di attività, che sono, e questa è la critica che è sempre stata fatta, diceva vabbè adesso ci dici questa roba qui, futuro del mondo è legato al gruppettino che fa, tiene cura dei bambini, piuttosto che il gruppettino che fa il gruppo d'acquisto, piuttosto che il gruppettino che fa il giardino di comunità, piuttosto che quelli che fanno la festa della strada e così via. Dice, guarda quanto è grande il problema che c'è nel mondo e voi state a dirmi di queste piccole cose che ci sono. E per 10 anni quelli come me rispondevano, sì, però i grandi cambiamenti strutturali avvengono perché cominciano ad avvenire delle cose alla microscala. Cioè non c'è nessun altro modo di avere i grandi cambiamenti di sistema se non ci sono i cambiamenti alla scala micro. E quindi se non ci sono i cambiamenti a scala micro non c'è nessuna speranza di avere cambiamenti alla scala macro, perché i sistemi complessi non si guidano come se fosse un camion, ma fanno emergere le cose, forse lo sapete, insomma ormai della complessità si parla tanto tempo, quindi si parla di emersione di nuovi modi alla scala maggiore. Per cui il tema che a un certo punto si è posto è qual è la relazione tra queste piccole, ma per me radicali, trasformazioni. Radicali, non sono incrementali, sono cambiamenti di sistema a livello microlocale, ma sono cambiamenti di sistema. Cioè se le persone invece di coltivarsi i fiori sul loro balcone si mettono insieme, prendono un'area e fanno una comunità che gestisce un giardino, non è un incremento, è un cambiamento di mentalità, un cambiamento di sistema, un cambiamento delle relazioni tra loro e le istituzioni. Quindi è un cambiamento radicale, piccolo, ma radicale. E quindi si è cominciato a vedere nel tempo questa costellazione di iniziative che per fortuna è anche cresciuta nel tempo, poi come evolveva nel tempo. E qui arriviamo appunto alla parte un po' più nuova che volevo raccontare, che è quella delle diverse scale a cui le cose possono succedere. Per cui tutta l'esperienza, quasi tutta la letteratura, tutte le storie che potete trovare, tutto quello che poi è stato l'evoluzione da queste micro idee che magari sono rafforzate, sono diventate imprese sociali, alcune di queste hanno avuto anche relativamente successo, la possiamo chiamare la scala molecolare. Per delle ragioni che vi dirò, preferisco chiamarla scala molecolare piuttosto che dire grassroots oppure bottom up, perché l'alto e il basso forse sono anche da mettere in discussione. Mentre molecolare vuol dire che hanno dei limiti, sono un cambiamento radicale, ma ad una dimensione che è quella di gruppi di persone che si organizzano per far succedere qualche cosa. Però ho anticipato che nascono per via di un progetto. Allora prendo uno degli esempi che forse conoscerete tutti, quelli che li conosco mi scuso per la banalità, ma l'ho scelto proprio perché è ben noto, quindi non devo raccontarlo troppo. Però se noi abbiamo una situazione come quella, e non solo lì che spalano e puliscono la strada, ma potrebbero organizzare la festa oppure potrebbero organizzare un gruppo d'acquisto, e se sono lì è perché è successo qualche cosa, e quel qualche cosa che è successo è a tutti gli effetti un progetto. Cioè se noi prendiamo una fotografia, vediamo un gruppo di persone che si aiutano, che aiutano gli anziani, che hanno cura dei bambini, che fanno i gruppi d'acquisto, che fanno le feste di strada e quant'altro, però perché questo succede, cioè se c'è è perché sono successo delle cose. Allora, nel caso specifico della Social Street, che forse voi conoscete, anzi sicuramente conoscete, la prima Social Street è avvenuta a Bologna, questa via Fondazza, che è diventata mitica,
c'è stato un signore, perché quasi sempre le iniziative hanno un eroe sociale, perché abbiamo, cioè, qualcuno che per qualche ragione le sue capacità, le sue doti, la sua voglia, eccetera, eccetera, ha delle idee e riesce a far succedere delle cose. Quello che questo signore è riuscito a fare è dire: assunto che in questa strada non conosco nessuno, è assunto che probabilmente ci sono altre persone, magari nel mio pianerottolo, che non conoscono nessuno, però tutti avremmo anche voglia di avere un pochino più di relazione, vediamo di rompere questa distanza e facciamo succedere degli eventi che ci aiutino a stabilire delle interazioni. E quindi con questo ha formato il suo primo gruppetto dell'inizio e poi hanno trovato alcune cose che sono i componenti molto semplici qui, però sono generalizzabili. Cioè ci vuole qualcuno, non necessariamente una persona sola, ma qualcuno che prenda l'iniziativa. Ci vuole trovarsi un luogo fisico che faccia un po' da catalizzatore, in cui le persone si riconoscono, in cui si riconoscono nella loro fisicità, in questo caso un bar che già esiste, non occorre avere una sede apposta, un bar che già esiste, anzi è molto meglio avere un bar che già esiste, perché almeno è già frequentato, non devi riempirlo di significati tutti i giorni. Che succede? Cosa ho fatto? Vabbè, fa te che sei più bravo di me. Allora, il gruppetto di persone iniziale, un posto fisico, uno strumento, che nel caso specifico è un gruppo di Facebook, niente di più, niente di meno, non occorre avere piattaforme troppo complesse. Poi sono arrivate anche le piattaforme più complesse, adesso c'è quella che si chiama Nextdoor, per esempio, che è una piattaforma che è arrivata dalla California, che però al momento non ha avuto successo, ma di questo parliamo dopo. Quindi in questo caso era un gruppo di Facebook e una specie di metodo che questa persona deve essere capace di, in qualche modo, se si vuole che poi la cosa si moltiplichi. Effettivamente le social street sono diventate migliaia in giro per l'Italia, e bisogna che in qualche modo comunicare come si fa, in modo che gli altri non abbiano bisogno di essere così eroici come il primo eroe, ma sia un pochino più facile, perché già sanno le cose che si dovrebbe fare. Quindi una semplicissima lista di azioni che devono essere fatte, e se noi prendiamo il luogo, lo strumento, il metodo e la capacità che questa persona ha avuto, questo è a tutti gli effetti quello che chiamiamo un sistema militante, cioè qualche cosa che fa sì che una... poteva succedere che queste persone si mettono insieme, però se non ci sono degli eventi che le creano, se non... che creano le condizioni per, non succedono. E quindi questo vale per questo esempio del social street, che è particolarmente semplice, però, come immaginate, come magari vedremo anche un pochino più avanti, ha un valore generale. Cioè le nuove forme sociali avvengono perché l'individualità, in qualche modo conquistata o subita, non so quanti di voi vorrebbero rinunciare alla propria individualità per tornare alle comunità del passato, io personalmente per esempio no, però si può in qualche modo trovare la maniera per mettere un compromesso con degli altri, creare un qualche cosa che certo mi toglie alcuni aspetti di una presunta libertà individuale, perché se faccio le cose con gli altri ovviamente sono un pochino meno libero, però in compenso ho tanti altri vantaggi sia pratici che relazionali. Perché questo succede occorre un progetto. E la comunità che viene fuori è legata al tipo di sistema abilitante che avremo fatto. Quindi chi definisce sistema abilitante, e non necessariamente sono dei designer, degli architetti o dei pianificatori, però comunque chi lo definisce in qualche modo influisce sulla comunità. Per chi tra voi è designer c'è l'affordance, che vuol dire: poiché il sistema abilitante è fatto così, c'è più probabilità che succedano alcune cose piuttosto che altre. Dopodiché, come vi dicevo, questo livello molecolare, nel tempo sono successe mille cose. L'idea che c'era all'inizio, qualcuno è morta come normale, qualcuno è deviata verso dei mostri, per cui, che so io, il mostro più mostruoso tipo Uber, o tipo all'inizio non Uber, ma l'idea su cui Uber si basa è un carpooling.
che è una delle cose che è stata considerata come un'innovazione sociale interessante, che a un certo punto, vivendo in un ambiente economico e culturale che è quello che è deviata, è stata comprata, presa da vari, insomma, non ve la faccio lunga, il dato di fatto è che è diventata un mostro. Dico mostro perché è diventato il contrario di quello che avrebbe dovuto essere. C'ha degli schiavi da una parte e un monopolista mondiale dall'altra. Insomma, dite voi se è un buon risultato. Oppure ci sono quelli che per mantenere la propria identità si sono chiusi a bozzolo. Quindi abbiamo alcune comunità di queste che, essendo partite su dei valori che sono chiaramente antitetici a quelli dominanti, hanno sentito il bisogno di chiudersi in un bozzolo e cercare di difendere disperatamente. Ci possono anche, a me almeno, fare simpatia, però non cambiano il mondo, perché nel momento in cui si chiudono non sono generatori di trasformazioni più larghe. Quindi chi non si è chiuso a bozzolo e chi non è finito nel nuovo neocapitalismo delle piattaforme ha cercato di vedere come si fa ad andare avanti da questa costellazione crescente, ma insomma sempre minoritaria e anche con rischi di indebolimento, e quindi si è visto che bisognava incontrarsi a un certo punto con le istituzioni. E è nato tutta una discussione tra questo molecolare e quei quadri normativi, economici, di incentivi o di disincentivi che possono fare le istituzioni a livello, diciamo, urbano, ma può anche essere regionale, può anche essere statale. E quindi è cominciato questo gioco tra queste cose, chiamiamole queste iniziative fuori dal sistema, e quello che normalmente si chiama il sistema, che può costituire rispetto a queste iniziative molecolari o un nemico, come all'inizio è stato, i famosi community garden, che adesso chiunque, qualsiasi comune farebbe ponti d'oro, che gli fai il giardino di comunità, perché almeno pensa comune, lo fanno loro invece di dover mandare i giardinieri, e su questo solito torniamo dopo. All'inizio si chiamavano guerriglia gardeners e si scontravano con la polizia, quindi c'è stato dei momenti in cui quasi tutte le cose nuove che vengono fuori sono fuori legge. Vedi di nuovo il povero Lucano, che lui avrà fatto degli sbagli, però quando fai delle cose nuove sei su un'area che, se va bene, è grigia, e se va male finisce che sei anche fuori legge. Chi sa qualcosa di innovazione sociale sa che tutte le innovazioni sociali, quando sono radicali, non sono perfettamente in regola, perché le regole sono fatte su quello che già ci si conosceva. Se tu hai fatto una cosa totalmente diversa, non puoi essere in regola per definizione. Poi può anche darsi che sia appunto una zona grigia, però non c'è nessuna regola che può regolare qualche cosa che non era mai avvenuto prima. Quindi per definizione, se c'è qualcosa che è veramente nuovo, allora quello che è successo, che la parte più intelligente dell'istituzione ha cominciato a riconoscere che c'erano delle energie sociali che stavano venendo fuori, e invece di essere negativa, tipo mando la polizia per sgombrarli, piuttosto che neutro, buttiamo a vedere che cosa fanno, hanno cominciato a trovare dei sistemi per creare quello che è necessario, un ambiente un pochino più favorevole. E qui comincia ad esserci un'innovazione sociale che genera anche un'innovazione istituzionale e culturale, perché anche culturale, cioè occorre cambiare l'idea di che cos'è governance e di che cos'è la città. E poi, diciamo, per fare la storia e arrivare, è stata citata la città dei 15 minuti prima, a un certo punto, diciamo, queste varie norme sottonormative, cose che varie città hanno fatto per cercare di essere in qualche modo più favorevoli a queste bollore di piccole iniziative sparpagliate nella città, a un certo punto è venuto fuori questa idea della città dei 15 minuti. Diceva giustamente il direttore prima, non è che se la sia inventata l'Anita Go e neanche il suo sponsor culturale che gliel'ha proposta. L'idea poteva essere lì da tempo, però c'è stato uno scatto quando una città come Parigi, che non è appunto il mio paese bucine di 10.000 abitanti, è una città non solo grande ma anche punto di riferimento, ha avuto una sindaca che per farsi candidare, per farsi eleggere il secondo mandato, ha preso questa idea della Cité des Cadors come riferimento. Poi si può discutere quanto bene l'abbia fatto, questo sarà un'altra volta, però certamente una cosa positiva la Hilda Go l'ha fatta, perché
Parigi è Parigi, e tutti i giornalisti se ne sono accorti e tutti hanno cominciato a parlarne, e quindi questa idea che appunto era sotterranea è venuta fuori, perché Parigi è Parigi e quindi tanti hanno cominciato a parlare. Però a me più che quello di Parigi, che in fondo è stata una dichiarazione, poi è stata anche sfortunata, c'è stata subito la pandemia, quindi le cose non sono state facili, eccetera, eccetera, quindi sospenderei il giudizio su quello che ha fatto veramente poi Hidalgo. E c'è un altro esempio che non si chiama dei 15 minuti, ma si chiama Superias o Supermanzanas o Superblock, che è quello che hanno fatto a Barcellona. E quello che hanno fatto a Barcellona è stato cominciato decenni fa. E quindi si può vedere che cosa vuol dire una città che cerca di dare un quadro rispetto delle cose che possono succedere. Questa idea, che è stata lanciata come idea da chi se l'è immaginata per prima quasi 30 anni fa e che è andata avanti lentamente, poi ha trovato, guarda caso, una sindaca donna anche in questo caso, forse sarebbe il caso anche di pensare perché, che l'ha presa con molto coraggio, l'ha fatta accelerare. È una specie di sperimentazione sulla città, per cui non hanno cercato giustissimamente, cioè veramente un pensiero da design strategico, non è che hanno cercato di cambiare tutta la città in un colpo, hanno cominciato a fare delle mosse per imparare, per fare un processo che progressivamente facesse imparare cosa vuol dire fare una Superias. E in effetti, dai primi casi che hanno fatto, in cui si sono anche un po' scontrati con parte della cittadinanza che non li voleva, eccetera, eccetera, agli ultimi che hanno fatto, gli ultimi apparentemente erano d'accordo tutti e hanno funzionato benissimo e stanno funzionando benissimo. E quindi che cos'è questo? Dunque, Barcellona più o meno è fatta così, lo sapete, chi l'aveva pensata all'inizio pensava che tutte le strade sarebbero state dei luoghi pubblici, di amenità, poi a Barcellona come dappertutto c'è stato lo tsunami delle automobili che le ha coperte tutte, quindi tutte quelle strade che compongono la maglia sono state coperte di auto in movimento oppure no. Come si fa ad andare verso quella che oggi chiameremo una città della prossimità? Ci sono diverse strategie, diversi punti d'attacco. Quello delle Superias è cominciamo a liberare le strade all'interno di un certo perimetro dalle macchine di passaggio. Sono stati molto acuti, insomma, si potrebbe parlare per delle ore, non è questo diciamo che voglio dire, però insomma, sono stati molto acuti perché non hanno totalmente bloccato il traffico, hanno detto che si poteva andare soltanto 10 km all'ora e soprattutto, io non sono pianificatore, ma a me sembra molto geniale, se voi vedete a sinistra come era prima, e quindi quello era semplicemente un incrocio di strade pieno di macchine, e cos'è che hanno fatto? Hanno fatto non che le macchine non possono passare, ma le macchine non possono andare dritte, quindi devono comunque girare. E quindi tra che devi andare a 10 km all'ora, tra che non puoi andare da A a B direttamente, se uno non deve andare perché abita lì, non ci entra. E quindi hanno ridotto tantissimo il numero di auto che ci sono, di auto posteggiate, eccetera. E come vedete dal disegno, e questo è bellissimo perché l'idea di chi l'ha fatto non è che dice io voglio favorire i pedoni rispetto alle macchine, che già sarebbe una bella idea. Lui dice io voglio favorire i cittadini rispetto alla mobilità. E assumere che una strada è un luogo pubblico che serve anche per muoversi a piedi, in bicicletta, con la macchina, ma serve per mille altre cose. Quindi l'idea è quella di trasformare queste strade in luoghi pubblici, quindi dare alla cittadinanza questo, che vuol dire che quell'incrocio, quello prima era un incrocio, con le macchine al semaforo, eccetera, eccetera, diventa questa cosa qua, tra l'altro con gli interventi di pianificazione tattica, sono cose che voi sapete per fare la sperimentazione, per vedere come le cose potrebbero essere senza consolidare troppo, lasciando aperto diverse possibilità. Quindi lo slogan era ridare le strade ai cittadini, non neanche ridare le strade ai pedoni, che comunque i pedoni, le scarpe sono un mezzo di comunicazione, come le biciclette, come le automobili, ma i cittadini che ci possono fare diverse cose e che diventano una piattaforma di progetti, una piattaforma di altri progetti. E quindi, come vi ho detto, questa è una strategia per entrare a sciogliere questo intrico che si era formato, creando degli spazi di opportunità aperti, ma che a quel punto devono essere riempiti, perché se poi nelle strade non succede niente, le persone finisce che dicono ma forse per prima le automobili che almeno vedevo un po' di movimento.
qui invece è tutto vuoto. E quindi c'è un problema di quali sono gli altri progetti che si possono fare che vanno a riempire queste strade. E in effetti a Barcellona, si può immaginare come una stratificazione di diversi sistemi, quello sociosanitario, quello alimentare, quello del verde pubblico, eccetera, si stanno progressivamente riorganizzando per seguire la logica delle super IAS. Quindi così come c'è questa super IAS del traffico, c'è la super IAS sociale, che è quella che ho seguito di più io, che come riorganizzi i sistemi sociosanitari in modo che in qualche modo portino a una prossimità rispetto alle persone che stanno lì. Quindi si potrebbe continuare con Barcellona perché è molto interessante, ma la lascio e cerchiamo di chiudere questa parte a livello della città, dicendo che la città della prossimità è una città dove tutto quello che serve in vita quotidiana è a pochi minuti a piedi dove si è, questo lo sapete benissimo. Questo ha dei vantaggi ambientali, ovviamente, c'è meno traffico, meno anidride carbonica, ma anche dei vantaggi alla salute nel senso di meno stress, ma anche, che viene poco considerato, viene dato tanto tempo libero alle persone, perché se tu riduci il traffico, in qualche modo, se uno prima faceva un'ora di, non tutti, ma molti, facevano un'ora di pendolarismo al giorno, se invece sei nella città dei 10 minuti, ci viene regolata 50 minuti al giorno se facessi soltanto un'ora. E quindi in questo tempo che viene dato indietro ci sono più opportunità di vita. Però siccome il concetto di prossimità, dicevo prima, non è soltanto quello funzionale di avere vicino a te i servizi che eventualmente servono alla tua vita quotidiana, ma è anche quello relazionale, cioè di avere vicino a te persone con le quali puoi stabilire una serie di relazioni, è anche una città che come prospettiva non lascia nessuno indietro, cioè che proprio perché come fosse una sorta di diritto alla città diffuso, cioè tutti quelli che stanno in un ambiente cittadino hanno il diritto di avere questa sorta di prossimità. E quindi non soltanto i posti che nelle città anche italiane già un po' è così storicamente, ma anche nei posti in cui non è affatto così, come molte periferie, come gran parte del mondo. E quindi c'è una dimensione sociale che è quella di creare un tessuto sociale che sia denso e diversificato, come dicevo prima, le due parole chiave rispetto a come deve essere questo tessuto sociale, deve essere denso, ma non basta la densità, perché posso avere un quartiere residenziale con tantissimi grattacieli soltanto per persone che diventa un dormitorio, quindi c'è una densità ma senza diversificazione. Quindi le due cose che fanno sì che si vada in questa diversità è di creare condizioni di densità e di diversificazione. E per quello che poi ci porta verso i discorsi, insomma, tra l'altro qualcuno mi dice che ora è, perché io tendo a perdere quanto tempo che sto parlando. Va bene, quando è che devo finire? Quando si addormentano tutti, quando vedo che l'ultimo si addormenta, e che con le mascherine non si vede neanche chi dorme, è un disastro. Sì, sì, va bene. Quindi chiudiamo su questo. È una città che dal punto di vista di quello che voglio parlare deve sperimentare una governance di tipo diverso, perché deve essere capace comunque di mantenere il tono della città. Il tono della città è dato anche dalle reti lunghe. Quindi, per esempio, io ho avuto in mesi scorsi molte polemiche con chi chiama queste cose la città dei borghi, facendo pensare che sia possibile e desiderabile tornare. Ma invece non, la città della prossimità non è neanche la città dei quartieri, a dire la verità, è la città in cui le cose sono prossime, che poi queste possano storicamente essersi materializzate in quartieri va anche bene, però non è che sia il ritorno alla città dei borghi e dei quartieri, è semplicemente l'affermazione che nel tuo intorno ci deve essere una ricchezza di funzioni sufficientemente alta da poterti permettere, se vuoi, di vivere anche nelle vicinanze, e questo ti dà una serie di incroci, di incontri con delle persone che rende più probabile che tu inizi un sistema di conversazioni con le persone che stanno insieme e quindi che hai anche la possibilità relazionale. Detto questo, se sei nel centro di Venezia con tutti i problemi che avete, o che sei nel centro di Milano, oppure nella fascia, parlando di Milano, che conosco meglio, in cui tutto sommato dico, sì, ma noi più o meno abbiamo già la città dei 15 minuti, oppure che sei nelle periferie, oppure sei in una città nuova di 20 milioni di abitanti in Cina, è chiaro che cosa significa
è diverso, però è comunque qualcosa che ha una direzione. La direzione è quella approssimare, essere una città che cerca la vicinanza. Poi come trovi la vicinanza e come trovi una vicinanza che al tempo stesso è anche aperta, eccetera, sarà di volta in volta quello che sarà. E questa capacità di avere una governance collaborativa, che vuol dire quello che cercavo di dire prima, che non sia un dall'alto che impone delle cose a un dal basso, ma che sia, se volete, se immaginiamo una metafora agricola, devono fiorire tante piante, e quindi se devono fiorire tante piante, cosa che ci deve essere? Che un buon giardiniere deve mantenere un terreno favorevole. Quindi paradossalmente le istituzioni sono ancora più dal basso che queste iniziative, perché sono quelle che le sostengono. Quindi sarebbe dire un dal basso e un dal basso ancora più basso, nel senso positivo del termine, il ground, del terreno sul quale nascono le cose. E questa dovrebbe essere la governance collaborativa, che vede questa relazione tra il molecolare e l'urbano, quindi tra quello che abbiamo tradizionalmente chiamato dal basso e quello che tradizionalmente si chiama dall'alto, anche se io l'ho un po' discusso. Però nel fare questo, arrivo a mettere a fuoco di nuovo la prossimità, è venuto fuori, e questo se vogliate è tutto discutibile, la mia interpretazione, l'esigenza di avere una dimensione intermedia tra quella della città, che come potete immaginare di solito si dice come si guarda la città dall'elicottero, dall'aeroplano, si vedono un sacco di cose, bisogna guardare la città anche dall'elicottero, però poi si dice se guarda la città dall'elicottero non vedo cosa succede all'angolo della strada. Quindi per vedere la città che si costruisce a partire dagli angoli delle strade devo lasciare l'elicottero, mettere i piedi per terra e camminare per la strada e quindi assumere un altro punto di vista. E questo è quello che ci porta a parlare del livello molecolare, come si formano nuove relazioni, nuove forme a questo livello. Però a me sembra, o a qualcuno sembra, che tra questi due livelli c'è un livello che chiamiamo della prossimità, in cui non sono soltanto, come dicevo, queste singole molecole, e poi ci sono le grandi regole a livello territoriale macro, ma c'è un livello di vicinanza nello spazio, che chiamiamo appunto la prossimità e che genera dei sistemi di prossimità, e che molto di quello che poi succede a livello delle singole molecole dipende da come ciascuna di queste molecole è collocata in questo spazio di vicinanza nel quale ci si trova. Dentro questo c'è tutta la discussione che si faceva prima sulla qualità, sulla scoperta della qualità, del valore della prossimità, con cui sono partito, col fatto che questa cosa si è diffusa, però c'ha secondo me tantissimi vantaggi, tantissime ragioni che militano a favore, per cui anche dal punto di vista di chi fa le norme è diverso avere a che fare con un'infinità di molecole oppure poter avere dei sistemi in cui queste molecole si sono aggregate o si sono hanno trovato le loro motivazioni nella vicinanza, e quindi queste entità può fare un po' da mediatore tra i due. Con questo non voglio dire che si deve formare un'istituzione che si chiama prossimità, voglio tanto dire che c'è un livello dell'analisi e del racconto della città che può avere nella prossimità un qualche cosa che può essere molto utile. Quindi, siccome vi ricordate, stavo dicendo la progettualità che deve essere alla base della costruzione della città che vorremmo, c'è il molecolare, c'è il livello, diciamo, di quadri generali, livello più grande, e poi io penso che venga fuori con molte buone ragioni questo livello della prossimità che ho appena descritto. Che cosa vuol dire farlo? Allora, quello che vi ho detto fino adesso andavo su quello che, insomma, abbiamo visto in molti, abbiamo discusso, può essere lezioni apprese in questi 15-20 anni di innovazione sociale, in questi 6-8-10 anni di innovazione istituzionale. Questo che vi dico adesso per me è più un avvio di un filone di ricerca, anche per me. Comunque è importante avere dei servizi di prossimità, è importante portare il lavoro in prossimità, e ci sono città che hanno sviluppato processi, programmi
che si chiamano di remanufacturing the city, scusate l'inglese, comunque di riportare le manifatture dentro nella città. A Milano si chiama Milano Manifatture, e, però anche tutto il discorso del lavoro a distanza, che non vada a finire che il lavoro a distanza diventa lavoro a casa, che porta alla distopia del tutto a casa, tutti a casa e alla fine della città, quindi porta all'apoteosi della visione individualistica della Thatcher, cioè ciascuno chiuso in casa sua con un po' di schiavi che girano intorno a portare le pizze, i libri e quel che serve, ma di creare dei centri, dei co-working di quartiere, per cui uno esce di casa, si trova con altre persone, ma non ha bisogno di attraversare la città. Come dicevo prima, la riscoperta che si può anche avere un lavoro di produzione di prossimità, e tutto il tema dell'agricoltura di prossimità nella città o vicino alla città, e poi non perdere quello che c'è, dove c'è. Quindi tutti i programmi che ci sono, ci saranno spero anche a Venezia, che cercano di dire cosa si può fare per evitare che i negozi continuino a chiudere, quelli di vicinato, quindi si fa rigenerare i negozi, come si fa a rigenerare i mercati, che non so qui, ma insomma in molte città comunque erano anche loro sotto in crisi per varie ragioni, come si fa a mantenere gli artigiani tradizionali e come si fa per farlo, per esempio, sui mercati, e questi sono esempi di Milano, ma forse sono anche qua, che il mercato tradizionale, il mercato rionale, che è un po' in crisi, viene alimentato con delle altre attività che possono essere che dentro il mercato stesso c'è un centro culturale, oppure questo di cui sono abbastanza fiero perché è della mia ex università che il Politecnico ha messo un ufficio che si occupa delle tematiche della rigenerazione urbana dentro nel mercato di questo quartiere che si chiama Nolo, Nord Loreto. Oppure dei bar che diventano anche aree di co-working, dei bar che diventano anche portineria perché le persone non sanno più dove si deve portare un pacco oppure dove si chiede delle informazioni, oppure delle, questo, dico dei giornali che diventano anche portineria. Quindi c'è tutto, diciamo, ognuno di questi esempi che ho fatto ha dietro dei filoni di discussione, di ricerca che in qualche modo convergono nel vedere quali sono le condizioni che possono rendere possibile ridiscutere il valore della prossimità. Per farvi un esempio un pochino più in profondità, prendo questo di Milano, su una parte dell'attività del welfare a Milano, che ha fatto questo, che è abbastanza semplice, però è stato ed è di grande successo. Cioè, l'idea era semplicemente di avere una piattaforma digitale in cui le persone potessero trovare tutto quello che era l'offerta di servizi del consumo di Milano. Quindi era prettamente digitale. Però quello che ha modificato totalmente il senso dell'operazione è che hanno detto va bene, ma però forse sarebbe bene che questa piattaforma, oltre alla piattaforma digitale, ci fossero dei posti fisici nella città, distribuiti nella città, in cui le persone possono anche andare fisicamente a chiedere o a farsi aiutare se non capiscono. E quindi ne è nato che si sono portati dei servizi che prima erano centralizzati dentro nei diversi quartieri. Però quello che è più importante è che questi servizi sociosanitari, qui ve lo mostro com'è in un caso di servizio puro, in realtà sono diventati una cosa così, cioè che questi servizi hanno avuto la capacità di organizzare intorno a loro non soltanto il dare il servizio in termini secchi, ma di diventare luoghi di organizzazione di comunità e quindi generando intorno a questi servizi decentrati delle comunità di cura. E la cosa anche molto intelligente che hanno fatto, questo che vedete sembra, così come lo vedete, un ufficio fatto apposta per questo Welfare Milano, in realtà sono stati messi dentro in altre strutture che già esistono. Per esempio, questi sono 8, mi sembra, no, 9, questo qui, che si presenta così se andate sul sito, che dice questo non è un bar e questo non è un bar per il fatto che dentro succedono tante diverse cose, tra cui quella che vedete in fondo a destra è anche il centro di WeMe. E quindi questa rete
di uffici e di sportelli di questa, diciamo, offerta di servizi è stata messa dentro ad un bar che in certi momenti, con certi orari, con vantaggio del barista e con vantaggio anche delle persone che invece di andare in un ufficio lontano, difficile, che comunque ha una certa barriera psicologica per entrarci, uno va in un luogo che comunque è frequentato e che ha tutta un'altra apparenza. Quello che sono quindi riusciti a fare è attivare quello che bisognerebbe riuscire a fare, cioè che i servizi non sono lì soltanto per pensare che i miei interlocutori sono dei clienti a cui devo dare dei servizi, quindi la tipica cosa neoliberista di trasformare i cittadini in clienti, ma di pensare che le persone possono avere relazioni tra di loro, possono esprimere una serie di istanze diverse e il mio servizio è abilitante al fatto che questo succeda. E questo, almeno in questo caso, gli è successo abbastanza bene. E la sintesi di quello che, secondo me, almeno allo stato dell'arte, che sono capace di vedere io, è una strategia quindi di creazione di prossimità, può essere riassunta in 5 passaggi che vi ho in parte già detto. Cioè, il primo è portare il più possibile i servizi vicino alle persone, quindi chiamiamola, per chi ne sa un po', di distribuzione dei servizi, cioè passare da servizi verticali a servizi distribuiti. Però il servizio distribuito da solo io lo chiamo arido, è quello che crea questa divisione tra io che servo e tu che sei servito, e quindi se sì è anche utile perché dà dei servizi, però non crea società e non mobilita forze. Quindi intorno a questi servizi c'è la promozione di una forma di comunità, come abbiamo visto in quel caso. Il caso che vi ho mostrato è questo qua, cioè che intorno a quel servizio, quello stesso servizio in qualche modo aiuta un community building orientato in questo caso al tema del welfare. Però poi non ci si può neanche fermare, perché tutti gli esempi dicono, vi ricordate, dicevo, tutte le cose che sono di innovazione partono da un eroe sociale, poi partono dai gruppetti che sono più attivi, quindi quelli che sono i cittadini attivi che mettono in moto delle cose normalmente sono un piccolo gruppo delle persone. E quindi il passaggio successivo è quello di cercare di coinvolgere di più di quelli che sono all'inizio. Cioè ci sono i rompighiaccio che fanno succedere le cose, però guai se questi si chiudono su se stessi, devono rimanere capacità di essere welcoming nei confronti degli altri. E questo, insomma, potrei fare tanti esempi, ma forse ve lo immaginate anche da voi. Quindi portare i servizi vicino alle persone, creare comunità, ma non accontentarsi delle prime comunità che nascono, ma avere delle strategie per allargarle ad altri pezzi, non so, ci possono essere comunità di immigrati che non sono stati integrati fin dall'inizio, occorre sviluppare quel che è necessario perché questo avvenga. Infine c'è una strategia molto da design strategico che dice, ma noi abbiamo queste energie, così come l'ho trattata adesso, questa qui, l'energia e tutti i soldi che ci mette il comune per far sì che queste cose vengano. Ma possiamo trovarne altre di energie e di risorse? Bene, in questo caso uno dice, facciamo entrare nel sistema sociosanitario chi? I bar. I bar non fanno parte del sistema sociosanitario normalmente, giusto? Non ci pensano neanche, però si possono creare delle condizioni per cui anche il bar diventa pezzo del sistema sociosanitario. E questa, diciamo, capacità, si chiama reframing, di ridisegnare il sistema prendendo degli altri attori che non erano previsti, ma che se si danno le condizioni giuste possono diventare attivi e diventare parte della soluzione del problema, è veramente una delle mosse, chiamiamole strategiche, che possono essere fatte perché portano nuove energie dentro. E infine il quinto è che fino adesso, per esempio anche qui vi ho dovuto fare un esempio che è largo, però è il sistema sociosanitario. E che ne è del sistema sanitario-sanitario? E che ne è del sistema alimentare? E che ne è del sistema dei trasporti? Avrei potuto farlo per ciascuno di questi, larghi ma separati. Si tratta poi ovviamente di ricomporli, partendo dal locale e partendo dall'idea che se si parte dalla prossimità, la ricomposizione è relativamente più semplice che se si parte cercando di mettere insieme questi silos separati
dal vertice, che hanno anche ragioni per essere separati, mentre a livello locale sono le persone stesse che fanno l'elemento di trade union. Nei casi che ho accennato, ma che potrei fare di più, sono persone che sono impegnate sulla sanità, quelle che sono più impegnate sul sociale, quelle che sono più impegnate sulla festa di quartiere, però siccome stanno tutti nello stesso posto, si incontrano negli stessi bar, sono parenti, a volte sono la stessa persona, sono di fatto le persone che portano questi diversi silos separati ad integrarsi. E... se la fate ancora? Siete sicuri? Sì. Vabbè, ancora un pezzettino allora. Quindi, questo sarebbe un po' alcune idee su cosa, non soltanto sulla società della prossimità, che di per sé è così facile come concetto, ma su cosa bisognerebbe fare per farla. Dentro a questo, ho detto più volte, la città dove tutti progettano, e ho detto che tutti abbiamo delle capacità progettuali, però la situazione può aiutarci a svilupparle oppure no. Come tutti siamo capaci di cantare, ma se non ci insegnano un pochino, lo perdiamo. Tutti i bambini sono creativi, però poi questa creatività la può... Quindi la capacità delle persone di progettare è un po' una dote, ma poi anche data dal contesto, eccetera. Quindi una cosa che può fare l'istituzione è quella di aiutare a sviluppare la capacità progettuale delle persone. E questo è un esempio di cui io sono appassionato, che hanno fatto a Milano, non solo a Milano, però quello di Milano lo conosco meglio, è quello di fare questo che si chiama la scuola di quartieri, lo conosce qualcuno di voi. Comunque, per farla breve, è una scuola, ma l'idea geniale è che hanno chiamato scuola per non chiamarla incubator, per non chiamarla incubatore, perché sarebbe tecnicamente un incubatore di idee che nascono nel quartiere per il miglioramento del quartiere. Però gli incubatori, che pur vogliono la loro, non voglio parlare male degli incubatori, per entrare con la tua idea in un incubatore devi essere capace di svilupparla, quindi in un certo senso incubano idee che sono già strutturate, che hanno già una bozza almeno di business plan, che sono già descritte, e perché se no non entrano. E poi una seconda cosa, che il valore dell'incubatore è dato da quante idee hanno successo. Quindi se un incubatore incuba idee che poi hanno tutte non successo, viene bocciato. Viceversa, chiamando scuola di quartiere e pensandola come scuola di quartiere, è qualche cosa che vuole insegnare, aiutare le persone a progettare. E quindi quelle che entrano portano un'idea anche molto abbozzata e va bene lo stesso, non gli si chiede che deve essere già tutto chiaro, ma si aiuta a chiarificare strada facendo. E il valore non è dato da quante di queste idee hanno successo, ma è dato in primis da quanto le persone hanno imparato, come nelle scuole. Cioè non è che una scuola è di più successo perché X studenti hanno fatto una tesi di laurea e questa tesi di laurea produce una startup. Benissimo se produce una startup, però la scuola si misura per quello che le persone hanno imparato. E quindi questa è stata l'idea della Cristina Tajani, dell'assessorato della Cristina Tajani, quindi un ibrido tra una scuola e un incubatore, come ho cercato di spiegarvi, che supporta le capacità progettuali su come migliorare il quartiere, che raccoglie quindi delle storie, ha messo su un sito per raccogliere queste storie, poi chi vuole viene, ci fanno delle sedute di discussione, vengono presentate, preparate, come vedete è tutto un apparato che per chi di voi è designer lo conosce bene, l'utilizzo degli strumenti che abbiamo sviluppato negli anni per fare la coprogettazione, e quindi si crea, diciamo, di nuovo questo circolo virtuoso tra progetti e comunità. Io credo che questa idea di sviluppare la qualità, la capacità diffusa di progettare sia importante, e avrete notato che fino adesso non ho parlato di noi, nel senso che anche noi siamo esseri umani, siamo capaci di progettare, però con una differenza, che siete qui a una scuola per diventare professionisti della progettazione. Quindi ci sarebbe da dire, diciamo, questa progettualità diffusa che deve essere favorita è una storia. Rispetto a questo noi cosa ci stiamo a fare? Per chiudere in una battuta semplice, come avete potuto vedere qua,
per aiutare gli altri a progettare. Quindi noi esistiamo perché abbiamo cultura, capacità, strumenti, eccetera, non per semplicemente imporre le nostre idee, ma per proporre degli strumenti e anche, dico sempre io, non soltanto delle metodologie, ma anche delle idee, del food for thinking, qualcosa che mette in moto il pensiero e la capacità degli altri di pensare. Quindi aiutare le persone non soltanto dirgli prego e mettere gli sticker sul muro, è anche sfidarli con delle idee e vedere le reazioni che ci sono. Quindi non è soltanto una questione di facilitatori di una coprogettazione, è una questione di promotori di una discussione. Allora, la qualità finale di tutto questo alla fine sono delle relazioni. E questo è veramente il pezzo finale, ma c'è un problema che ci possiamo porre. Se alla fine di tutto quello che fa una città, un quartiere, una prossimità più o meno, diciamo, di qualità dal punto di vista sociale e ambientale è la qualità delle relazioni fra le persone e quindi quello che si progetta dovrebbe portare a delle relazioni tra le persone che sono quelle adatte per andare in una certa direzione, il tema è: ma le relazioni si possono progettare? E la risposta è no. Le relazioni, essendo un'interazione tra degli esseri umani altamente imprevedibili, per fortuna, non sono progettabili. E quindi apparentemente siamo in un cul-de-sac, perché ho fatto parlato per 1 ora e 20 per portare a dire che tutto questo deve creare un sistema di relazioni migliori e poi dico, però le relazioni non si progettano e quindi arrivederci e andiamo tutti quanti a casa. Allora, come forse immaginate, è vero che non si progettano le relazioni, però c'è qualche cos'altro che può essere progettato. E per chiudere vi propongo appunto questa immagine. Allora, vabbè, non devo spiegare che cos'è questa immagine. Ciascuna di queste coppie ha una relazione. Può essere la relazione solo il tempo del ballo, può essere che la conversazione andrà avanti, qualcuno magari andrà anche a letto assieme, non lo sappiamo che cosa succederà, però quello è non progettabile. Quindi cosa si dicono questi due signori, questo signore e la signora nel caso specifico, non si sa, sarà quel che sarà. Però perché si crei questa possibilità di relazione occorrono delle cose. Occorre intanto che ci sia uno spazio. In questo caso se lo sono conquistati prendendosi una strada, potrebbe essere una sala da ballo, comunque c'è uno spazio che può permettere o no che questa situazione avvenga. E quindi, come immaginate, c'è tutta una progettazione di questo spazio, voglio dire lo spazio fisico come spazio, ma anche gli oggetti, gli attrezzi, le infrastrutture, che rende favorevole o non favorevole che le persone si incontrino. Per cui Sennett, che è stato, era Sennett che hanno citato prima, sì? No, sì. Scusate, faccio così tante conferenze, non mi ricordo più. Comunque, insomma, Richard Sennett dice in uno dei suoi libri che le città come sono state fatte e la società più in generale sono the skilling, cioè riducono le capacità che noi come esseri umani avremmo di entrare in relazione, di relazionarci. Quindi tu puoi avere situazioni che riducono la possibilità di relazionarsi o avere situazioni che la favoriscono, che poi succeda veramente oppure no, sta alle persone. Però per cui c'è, come dire, un'infrastrutturazione che può avere delle caratteristiche tali da far sì che si possa ballare oppure no. Dopodiché, questi due signori che magari non si conoscevano prima, lui è andato da lei, lei è andata da lui, gli ha detto scusi, ti vuol ballare con me? E non si conoscevano, però hanno cominciato a ballare. Vuol dire che tutti e due sanno ballare. Quindi c'è una cosa che solitamente non si considera, che non è soltanto l'infrastruttura fisica, ma è la conoscenza condivisa, il fatto che ci sia un linguaggio che ci permette di interagire in una maniera conversazionale, di stabilire conversazioni. E questa è, diciamo, la progettazione di tutte quelle idee che diventano diffuse nella società,
che permettono alle persone di incontrarsi e di ballare insieme, che vuol dire di conversare, stabilire una conversazione. E quindi il fatto che emergano dal lavorio della società delle idee, per dire che adesso stiamo tutti parlando appunto di prossimità e di città della prossimità, è vero che se ne parlava anche prima, ma se andavi a parlare non riuscivi a parlare con le persone. Adesso è molto più facile parlare perché si è creato una specie di positivo senso comune che rende possibile parlare, ed è come saper ballare, cioè se uno non sa ballare non si può ballare, quindi non ci sarebbe la conversazione. E infine, cosa manca? Manca la musica, cioè la musica è l'elemento scatenante, dà il ritmo, e quindi queste stesse persone in questo stesso spazio hanno diverse possibilità di entrare in relazione a secondo della musica. Perché questa metafora, come tutte le metafore, non bisogna tirarle molto, perché magari è generativa, come a me sembra, però poi non è che funzioni al 100%, però fa capire quanti diversi modi, cioè nessuno progetta le relazioni, ma il modo per essere progettisti per le relazioni può avere a che fare con chi è più ingegnere, diciamo, e si occupa di infrastrutture, chi è più attento alla qualità degli spazi, degli oggetti, che si occupa ancora delle infrastrutture tecniche, ma anche quelli che sono più attenti alle questioni culturali, di come si sviluppano certe comunicazioni, che fanno sì che una società in qualche modo digerisca collettivamente certe idee, e infine anche la provocazione dell'artista o del designer attivista, che fa succedere una cosa, butta un sasso nello stagno e questo farà succedere qualche cosa. Quindi non stiamo parlando di una metodologia, non stiamo parlando di una disciplina, stiamo parlando di un modo in cui tutte le possibili discipline del design, dell'architettura, del planning possono partire da dove sono e cercare di capire che cosa vuol dire se ci si dà come obiettivo quello di disegnare per le relazioni. Notate, non delle relazioni, perché le relazioni, come ho detto, non si progettano. Quello che si progetta è qualche cosa, cioè qualsiasi cosa che serva a rendere possibili e probabili, questo è il modo in cui di solito lo dico, possibile può essere, probabile non solo può essere, ma insomma ci sono l'affordance da qualche spinterella ad andare in una certa direzione piuttosto che in un'altra. E questo può essere di tutto, cioè può essere il design strategico che, come dicevo prima, fa il reframing, ridefinisce il sistema, può essere il design della comunicazione che è quello che aiuta a generare e a diffondere delle nuove idee che servono per la conversazione, può essere il design dei servizi che ha particolare capacità in qualche modo di prefigurare un contesto in cui delle relazioni possono avvenire in un certo modo, può essere il design del prodotto, perché alla fine il prodotto è un prodotto, ma può essere anche un trigger di conversazione, cioè il prodotto è qualche cosa che modifica in qualche modo il contesto, e modificando il contesto genera diversi gradi di possibilità. Quindi c'è tutta una maniera di considerare il design del prodotto per quello che è capace di generare nell'ambiente, non per se stesso. Quindi uno non... vabbè, l'avete capito. Lo stesso si può dire per il design dello spazio, chiamato interni, non so come si chiami qui, ugualmente per creare un contesto favorevole, ovviamente per tutto quello che è la digitalizzazione, le piattaforme digitali, e infine, come sto facendo io adesso, quando si fa dell'attivismo, cioè quando ci si dà da fare per far succedere delle cose che altrimenti avrebbero difficoltà, e quindi si cerca di mettere in moto la macchina. Con questo volevo dire, ognuna di queste discipline, per me ci sono, e possiamo discuterne, ho avuto anche una discussione ieri, io penso che sia necessario avere delle discipline, perché ciascuno di questi può portare un diverso contributo specifico, e dobbiamo essere capaci di portarlo a fondo e sapere bene che cosa vuol dire fare comunicazione, sapere bene cosa vuol dire fare servizi, eccetera. Però dobbiamo sapere che non stiamo progettando quelle cose per sé, ma quelle cose entrano in relazione con altri, e quindi dobbiamo essere capaci di discutere con altri, e dobbiamo essere capaci di immaginarci che cosa la nostra azione contribuisce a rendere probabile e possibile. Quindi il massimo che possiamo fare è rendere più probabili e possibili le cose che ci piacerebbero. Questa è una responsabilità, cioè non è che siamo, ogni azione di progettista che noi facciamo, qualsiasi sia la nostra disciplina, modifica il mondo e quindi modifica
quell'asset che rende possibili e probabili le cose, quindi abbiamo una responsabilità, però non ce l'abbiamo così diretta, nel senso che quello che poi succederà dipende da un complesso di cose.